realizzare la nostra rana salterina è necessario utilizzare un foglio di carta a forma rettangolare in cui il lato lungo è esattamente il doppio del lato corto. Per essere sicuri che venga rispettata questa condizione è sufficiente piegare a metà il nostro rettangolo, quello che otteniamo sarà un quadrato. Una volta aperto, quindi, il nostro rettangolo sarà formato da un quadrato e un altro quadrato. Così siamo sicuri che le dimensioni siano corrette. A questo punto possiamo iniziare a effettuare le prime pieghe. Tracciamo, sempre piegando il foglio, la prima diagonale del primo quadrato, portando il vertice in alto a destra verso quello in basso a sinistra del primo quadrato. Premiamo bene sulla piegatura in modo che sia ben visibile. Tracciamo la seconda diagonale portando il vertice in basso a destra verso quello in alto a sinistra del primo quadrato sempre. Passiamo sempre bene col dito sopra sulla piega in modo che siano ben visibili. Stessa cosa per il quadrato di sinistra, quindi tracciamo la prima diagonale portando il vertice in basso a sinistra verso quello in alto a destra e passando bene con le mani sulla piega. Stessa cosa dall'altra parte, quindi il vertice in alto a sinistra verso quello in basso a destra. Abbiamo così tracciato le quattro diagonali dei nostri due quadrati. A questo punto ruotiamo il foglio in posizione verticale e proseguiamo nel seguente modo. Solleviamo i lati del primo quadrato verso il centro, li facciamo unire e abbassiamo la parte superiore così da ottenere un triangolo. Giriamo la carta e facciamo lo stesso procedimento anche per l'altro quadrato, quindi solleviamo i lati lateralmente, li portiamo verso il centro e schiacciamo la parte superiore. Abbiamo così ottenuto un quadrato. Possiamo a questo punto già realizzare le zampe della nostra rana facendo molta attenzione. Prendo la punta che è posta nel vertice di destra e la faccio combaciare con il vertice in alto. Tengo premuto e premo in modo che la piega resista. Stessa cosa dall'altra parte, prendo il vertice di sinistra e lo sollevo verso la punta. Le zampe anteriori non sono ancora finite perché devo fare un'ulteriore piega facendo combaciare il margine superiore con quello inferiore. Stessa cosa a questa parte, questo margine andrà a combaciare con il margine inferiore. Ecco che le zampe anteriori sono completate, stessa cosa per quello inferiore. Vertice destro faccio combaciare con il vertice inferiore, sia da una parte che dall'altra, sollevo la linguetta e faccio combaciare i due vertici, eccoci, e poi ulteriore piega, questo lato andrà a combaciare con la nostra piega. Di qua, stessa cosa di qua. Benissimo, e le nostre zampe sono state realizzate. Adesso posso rigirare la mia rana e occuparmi del dorso. Per realizzare il dorso prendo il vertice a destra e lo porto verso il centro, tracciandola, appoggiandolo sulla diagonale del mio rombo. Stessa cosa dall'altra parte, prendo il vertice a sinistra e lo piego verso il centro, allineandolo alla precedente piegatura. Per completare il dorso della mia rana, prendo il vertice inferiore e lo porto verso il centro, piegando solo una parte della carta, lasciando quindi esposta un pezzettino. A questo punto, per rendere più compatto il mio dorso, infilo le due linguette superiori della scanalatura che mi è rimasta nella carta, da questa parte una e da questa parte l'altra. Così facendo il mio dorso rimane compatto. La nostra rana è quasi finita, ma per renderla salterina devo compiere ancora le ultime due pieghe. Rigiro la rana sulla pancia, la piego a metà verso l'alto e ancora a metà verso il basso. Schiaccio bene perché rimanga la piegatura ed ecco fatto la mia rana salterina. Perché salterina? Perché premendo sulla piega, la mia rana effettivamente riesce a saltare. Buon divertimento a tutti!